Ciao Glitters e bentornati sul canale. Oggi faremo un unboxing super speciale perché sarà un unboxing a tema e sarà a tema unicorni. Direi che per questo unboxing c'è solo una sigla da poter cantare. Sono un piccolo unicorno che è troppo felice di aprire tutto ciò. Ma tu guarda quante cose che mi piacciono, tutto a tema unicorno. E quindi la LOL unicorno per eccellenza non può non partecipare a questo unboxing, vero ragazze? Sì Betty, dopo tutto anche a te piacciono gli unicorni, quindi... Ok, d'accordo, c'è tanta roba da aprire, tu e Candy vi dividerete le cose. Questa è mia, questa è mia, questa è mia, questa la apro io, hai capito? D'accordo, d'accordo, tanto qualsiasi cosa a tema unicorno per me va bene. Ottimo, allora Candy aprirà lo Unicorn Crush della Poopsie Slime Surprise. Non vediamo l'ora di scoprire di cosa si tratta perché non abbiamo ben capito. E poi abbiamo delle bustine in edicola dove dovrebbero uscire degli unicorni squisciosi e una pozione unicorno. Eh già, Glitters, abbiamo tantissime cose da aprire oggi, dunque io partirei dalla pozione unicorno. Oh sì, così spiegherai anche perché ne abbiamo presa solo una e abbiamo scelto coccole di unicorno. No vabbè, ma che carina una cosa che si chiama coccole di unicorno. Allora, Glitters, ne abbiamo presa solo una perché in tanti ce ne avete suggerite, ma in realtà io penso sia... assolutamente la stessa cosa degli slime che recensimmo qualche mesetto fa, erano tipo delle pozioni magiche. Infatti non so se la marca che le distribuisce è la stessa, ma io penso sia proprio quello slime, che non cambi assolutamente nulla se non appunto il nome. Ma vediamo, magari mi sono sbagliata. Ok, siamo pronti a scoprire questo slime unicorno e sì, Glitters, confermo la mia ipotesi, sono esattamente gli stessi identici slime di qualche mese fa, ma con nomi diversi. Sì, è proprio quello, e il colore è molto bello, ma l'abbiamo già visto, Glitters, vi ricordate? Li prendiamo anche rosa, viola, anche quello multicolore, infatti anche di questo i colori sono gli stessi. Però vabbè, ho voluto prenderlo lo stesso perché quelli li abbiamo uniti tutti in un video e effettivamente mi serviva uno slime del genere per le storie. Bene, bene, tutto molto interessante, adesso apriamo il mio unicorno squiscioso, sarà bellissimo! Sì, di questi sono molto curiosa perché potrebbero essere o dei bellissimi giocattoli molto rilassanti oppure una cosa estremamente strana, perché vedete, potrebbe essere un po' strana. Quindi vediamo, si chiamano unicorni bollicciotti. Adoro! E li trovate in edicola distribuiti da The Kids. Ok, vediamo. Oh, è uscito arancione, è un unicorno chiatto, è dipinto, vabbè, dipinto come le cose da edicola. Squisciamo. Wow, ma che carini, sono un circofaleno! Ok, vedete, è un po'... è un po' strano. Ma come gli vengono queste idee alla gente, non lo so, cos'è? È carino, però è strano. Cosa succede a un unicorno dopo un incidente d'auto? Questo. Non lo so se mi piace, è parecchio brutto. Sembra uno scolapasta. Scolapasta, bella questa. Avrei potuto farla anch'io quella battuta, a me sembra un mandarino. Sì, però scolapasta fa più ridere. Ma è... vabbè. Vabbè, comunque è brutto, è bruttissimo, non mi piace, a Glitter sicuramente sarà più bello. Vediamo un po' quello di Glitter, ma qui c'è una checklist, sì! Oh, guardate, effettivamente a Betty è uscito il più brutto. No, anche questo verde è abbastanza brutto. Diciamo che quelli bellissimi sono questo, questo e questo. E anche questo, sì. Va bene, allora, vediamo un po'. Che fortuna!
Ah. Cioè, nemmeno il tempo di dirlo. Anche Glitter è svenuta. No, vabbè, nemmeno il tempo di dirlo, Glitters, ci è uscito rotto. E questo ha le palline blu. Fa un bellissimo rumore, però. Sentite? Wow, il rumore è proprio bellino. Però non... finale un po' strano, no? Cioè, ditemi voi, vedete, non lo so. Boh. Comunque, vediamo un po' se si può togliere questa palla, perché penso di sì. E rimane un unicorno che sembra una luna. Wow! Oppure è semplicemente un unicorno a cui hanno sparato e bisogna trovare il colpevole. Gli hanno sparato con un cannone? Può essere. Glitter, tu cosa ne dici? La palla è molto carina e è rilassante da squisciare. Sì, lo penso anch'io. L'unicorno... lo utilizzeremo... Uffa, non è giusto. A Glitter è uscito il più bello, a me è toccato il brutto. Sei bruttissimo. Molto bene, ed ora è il momento che tutti stavamo aspettando. Finalmente capiremo che cos'è questo Unicorn Crush. A quanto ho capito si dovrebbe fare uno slime. Sì, esatto, Candy. Eccolo qui, solo non abbiamo capito se lo slime è all'interno, se dobbiamo farlo noi. Quindi vabbè, qui ci dice che ci serve una ciotola, dobbiamo romperlo, vedere come brillano i glitter e creare lo slime. Sembra tutto così semplice. Ma non lo sarà, già lo so. Ah, ecco! C'è del questo è lo slime. Ma magari leggiamo le istruzioni, Ma sul serio? Ah, vabbè, perché è in varie lingue. Ora dobbiamo cercare la nostra. Ovviamente la nostra non c'è, ma forse dalle immagini ho capito qualcosa. Ok, allora abbiamo qui due ciotole, una con l'acqua dove dovremmo immergere il corno di unicorno che si presenta così, almeno questa è la confezione. Oh, non ci credo, è uscito rosa! Candy! No vabbè, epico, epico, un corno di unicorno che mi farà uno slime rosa. È bellissimo, è tutto bellissimo, nemmeno Betty potrebbe rovinare questo momento. Allora, immergiamo il corno nell'acqua e lo lasciamo per una decina di minuti. Così. Sta facendo delle bollicine. Ok, poi ci spostiamo di qua e apriamo il nostro slime, che a questo punto chissà di che colore è. Di che colore è? Wow! Non ci credo, è super rosa! Mamma mia! Poi la consistenza strana che ha. Aspettate, facciamo prima se lo... Oh, ma che... Ehi! Ma che è successo? Ma si è aperto nell'acqua. Perché è successa sta cosa? Perché si è aperto nell'acqua? Oh no, dai! Uffa! Allora bisogna solo immergerlo per pochissimo tempo. E vabbè, ok. Allora, vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa. Questo è lo slime. Wow! È morbidissimo! Mamma mia! Wow, è stupendo, non ho mai visto uno slime con una consistenza del genere. Ok, adesso proveremo a metterci sabbia con questi glitter, ma boh, cioè a sto punto non so se ci sia troppa acqua. Boh, vediamo. Glitters, è successo un disastro, è successo un disastro. Sicuramente non ci saranno tutti i brillantini che avrebbero dovuto andarci. Ma sembra una poltiglia. Ok, comunque abbiamo capito che praticamente sono confezioni di slime da decorare. Perfetto.
Questi della Pupsi sanno fare degli slime stupendi, lo so che ve l'ho sempre detto, però mi piace ripeterlo perché veramente fanno degli slime con una consistenza eccezionale. Oh, guardate che bello! Ok, dai, forse alla fine ci siamo ripresi e comunque l'abbiamo salvato. A questo punto mi sciacquo le mani qua dentro. Però quest'acqua è stupenda, non mi va di buttarla. Oh, ma che peccato, Candy. A quanto pare il tuo unboxing è stato rovinato. Ma non ci sarà il tuo zampino in tutto ciò? No, Candy, Betty non c'entra niente. Il corno doveva stare in acqua 10 secondi, invece io avevo capito 10 minuti. Però comunque Betty sembri abbastanza contenta che sia andato male l'unboxing di Candy. Dopotutto è tua amica, no? Oh, sì, infatti sono molto dispiaciuta. Che peccato. Ma prima non avevi detto che... No, sono dispiaciutissima. Oh, mi viene da piangere, Candy. Te ne compro un altro? No, grazie, lascia stare, Betty. Tanto non ricapiterà mai uno rosa. Oh, Candy, mi dispiace tantissimo, ma vediamo com'è venuto. Guarda, secondo me è venuto comunque... In realtà non so come doveva essere. Cioè, il colore è bellissimo e anche la consistenza, malgrado sia super bagnato, non appiccica tantissimo alle mani. Quindi, boh. Dunque, allora, adesso, come dicono le istruzioni, lo riponiamo qui. Poi aspettiamo che si assesti del tutto e dovrebbe anche prendere la forma del corno. Dovrebbe, ma... Boh, visto che noi non ci abbiamo messo tutta la sabbia che andava messa, chissà cosa esce fuori. Dai, guardiamo il lato positivo, è un esperimento che vi faccio vedere solo io che sbaglio sempre le cose. E comunque quest'acqua continua ad essere bellissima. Vorrei tanto utilizzarla nelle storie, magari ci riempio la piscinetta di Melanie. Ok, glitter, si è passato un bel po' di tempo, adesso possiamo vedere... E come non è venuto il nostro slime? Penso ci volesse più sabbia. Ok, non penso abbia la consistenza giusta. Non lo so, forse c'era anche troppa acqua. Vabbè, diciamo che lo terrò qui un altro po', perché diciamo è molto più giocabile ed è morbidissimo. Poi è tutto rosa, bellissimo. Però la consistenza ancora non è quella giusta. Quello qui dentro è tornato sabbia, quindi non lo so, vedrò se riesco a recuperare qualcosa. E va bene, Glitters, il nostro video super disastroso finisce qui. Io spero vi sia piaciuto lo stesso, spero vi abbia comunque strappato un sorriso. Comunque vi eviti di fare il mio stesso errore, anche se so che siete tutti molto più intelligenti di me e non farete mai un errore del genere. Io comunque non vedo l'ora di comprarne altri di questi Unicorn Crush, perché li trovo fantastici. Quello slime era bellissimo prima che facessi questo disastro. Voi fateci sapere cosa ne pensate, se li avete provati, che colore vi è uscito e se ne volete vedere altri fatti bene su questo canale. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, cliccate qui per iscrivervi al canale, qui per non perdervi tutti gli altri video dedicati ai vostri giochi preferiti. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!